Le perdite che si realizzano in una struttura come la nostra, ma come tantissime altre strutture, si attestano tra il 65 e il 75%. Noi, come tantissime attività, ci siamo attrezzati per la sicurezza dei nostri clienti, è chiaro. Noi siamo pienamente in regola, è difficile contagiarsi in un ristorante. Con 300.000 imprese e oltre 1,5 milioni di lavoratori, la ristorazione è il settore più colpito dagli effetti del Covid, secondo i dati della Federazione Italiana Pubblici Esercizi, con ricadute sull'intera filiera agroalimentare. Una crisi senza precedenti per il settore, che vede dimezzato il fatturato, con una perdita stimata di 41 miliardi nel 2020, secondo Coldiretti. I provvedimenti di novembre hanno poi dato il colpo di grazia. Solo nel mese di ottobre ristoranti e alberghi hanno utilizzato 51 milioni di cassa integrazione contro i 30 di settembre. Ha dovuto fare a meno di qualche dipendente? Potrei farne a meno, sinceramente, ma più della metà. Andate a fare un giro, vedete, abbiamo soltanto 3 camerieri e abbiamo 3 persone in cucina. Abitualmente ne abbiamo più del doppio. Nella capitale il 50% di bar e ristoranti è a rischio chiusura. Sono 5.000 imprese e oltre 20.000 lavoratori che potrebbero perdere il posto a fine anno. Che cosa sta accadendo ai ristoranti del centro storico? La paura di non riuscire ad aspettare un tempo così lungo come marzo per poter riaprire. La mancanza di mezzi oggi comincia a scoraggiare e può generare dei fenomeni poco controllabili, dal lavoro nero all'arrivo di realtà poco chiare all'interno di strutture che soffrono. Se ci spostiamo ai Castelli Romani, a pochi chilometri dalla capitale, la situazione per i ristoratori è anche più critica. Qui la sera si riunivano turisti che venivano a visitare il paese, i laghi, eccetera. C'avevo un parecchio lavoro la sera. Poi il mio locale è grande, c'ho 3 saloni grandissimi che io facevo matrimoni, cresimi, comunioni, e quelli hanno annullato tutto. C'ho tantissimo personale che non so che cosa gli debbo far fare.